Popolo Rosso Nero, amici di YouTube, ero in spiaggia a prendere il sole, mi stavo abbronzando, il fisico possente che Benzinero ha. Quante mai ho acceso il cellulare? Quante mai ho acceso il cellulare? Chi mi compare? Notizia: la merda umana Gigio Donnarumma, che ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Mi sono subito incazzato. Un giorno senza incazzarmi non riesco a passarlo manco in vacanza. Ero già incazzato nero, raga. Allora, prima cosa, Gigio, togliti dalla bocca la parola Milan. Poi andiamo avanti, parliamo di tutto ciò che ha detto, perché ti fa venire l'orticaria, le emorroidi al culo. Prima cosa, sbagliatissima. No, solo una cosa ha detto giusta. Prima cosa, parti parlando che Minoraiola, che le decisioni le prendi tutte tu, non metti di mezzo la famiglia, non metti di mezzo Minoraiola, non c'entra niente, non ti influisce nelle tue idee. Non prenderci per il culo, testa di cazzo, che non è così la cosa. Però, vabbè, posso andare oltre. Mi parli di ambizioni. È l'unica cosa che posso stare anche con te, perché cazzo io dico, il Milan, la Champions, fra quanto potrà vincerla? Per me passeranno un bel po' di anni, anche se però il Milan l'ambizione di provare a vincere il campionato ce l'ha. Tu vuoi vincere la Champions subito, ci può anche stare. La questione ambizioni è l'unica cosa che posso stare anche con te. Però, vabbè, detto questo, mi parli che Parigi ti ha sempre cercato, lo sapevamo già. Dici che eri senza squadra, lo giuri, vabbè, anche questo io penso che sia una trattativa che hai già portato avanti da tempo, una serpe in seno. Parli del tuo amore per il Milan, dici che comunque resterai sempre legato ai tifosi, alla società. Allora, testa di minchia, se tu eri legato ai tifosi e alla società, non te ne andavi via a zero. È per quello che dico, quando parli del Milan, sciacquati la bocca, perché sennò fai incazzare tantissima gente. Allora, per quello che dico, sulla questione ambizioni ti posso stare bene, io non ti avrei contestato se mi portavi a casa 60-70 milioni di euro e poi dicevi, oh, sono andato via perché io voglio vincere la Champions, il Milan momentaneamente non me la può garantire, però mi ha portato 70 milioni, oh, per ambizioni uno sportivo, un calciatore cerca sempre di andare nel meglio. Un'altra cosa, Corriere dello Sport. Quando fai un'intervista non è scritto, non gli hai chiesto neanche una minima volta del perché te ne sei andato via zero. Le tue domande sono state pilotate per cambiare, per migliorare l'immagine di questo giocatore. Non ce la farai mai, non ce la farai mai. Almeno con noi milanisti non ce la farai mai. Quella domanda era l'unica domanda che avremmo voluto sentire noi, unica domanda che non hai fatto. Quindi anche voi siete succubi di questi elementi. Sempre forza Milan. Comunque, Gigio, sappi che non ci manchi per un cazzo. Noi abbiamo Magnan e godremo con lui. Sempre forza Milan, speriamo che venga eliminato già nei gironi di Champions League.